Rappresentata per la prima volta alla Scala di Milano il 17 febbraio 1904, Madame Butterfly, tragedia giapponese in tre atti del grande compositore Giacomo Puccini, verrà riproposta sabato 17 febbraio a 120 anni di distanza anche in provincia di Belluno su iniziativa del Comune Capoluogo e Fondazione Teatri delle Dolomiti al Teatro Buzzati, ciò in occasione del centenario della morte del celebre operista italiano. Dopo 100 anni in tantissimi teatri ovviamente d'Italia e del mondo verranno celebrate le rappresentazioni dei suoi melodrammi e le opere più famose. E a Belluno abbiamo portato Butterfly che, ricordiamo, è considerata fra la sesta o la settima opera lirica più rappresentata al mondo. Quindi, insomma, direi una bella occasione per ascoltare musica di questo compositore che io personalmente adoro. La regia è a cura di Elena D'Angelo, un'iniziativa pensata per i bellunesi, ma anche questo è l'auspicio degli organizzatori per i turisti in visita al contesto dolomitico. Ancora una volta siamo in presenza di una proposta culturale di grande spessore. È un'opera che ha tanti significati, dicevo, la commistione di etnie, di culture, di lingue agli inizi del XX secolo, del Novecento, l'interesse per l'Oriente e per il Giappone era un elemento caratterizzante della cultura occidentale. Quindi questa unione, questa fusione, ancorché nel dramma della civiltà occidentale e di quella orientale, è sicuramente un elemento su cui riflettere.